Così come immediatamente ho fatto nel momento in cui mi veniva chiesto, accetti? Il Papa ti ha nominato vescovo di Terni, accetti? E lì si gioca tutto, in pochissimi minuti. La trepidazione ve la potete immaginare, qual è stata, qual è e quale sarà. Però la fiducia che ripongo in Dio e in voi è immensa, non la so neanche misurare. Per cui, come mi sento, sono sereno. Le cose da fare, enormi, certamente. Beh, la scuola che ho fatto in questi ultimi 10 anni, Caritas Italiana, mi è, come dire, maestra, ma mi è maestra come metodologia, non tanto per le cose acquisite che, Dio mio, possono essere certamente utili, ma come esperienza, quello di essere stato sradicato innanzitutto dalla mia terra. Io l'ho già detto, io ero veramente molto attaccato alla mia terra, non che adesso non lo sia, però non ne volevo venire fuori. Il fatto di essere stato per quasi 10 anni, 10 anni, manca qualche mese per compiere il decimo anniversario di direttore di Caritas Italiana, sono arrivato a Roma il 12 febbraio del 2012, lo ricordo benissimo. Ecco, quindi questi quasi 10 anni, e questa esperienza mi ha aperto, diciamo così, quella prospettiva di donazione al Signore nella Chiesa che avevo sì detto, pronunciato, ma non l'avevo ancora incarnata del tutto. Il vescovo diceva poco fa, faceva il riferimento al Salmo e alla lettera agli Ebrei, che io ho messo nella mia immaginetta della prima messa. Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Da ragazzi, quasi ordinati sacerdoti, mi ricordo, eravamo pochi in classe, sette, eravamo soltanto sette. Io dicevo, qualcuno diceva, esprimeva un desiderio, ma io vorrei fare questo, io vorrei fare quell'altro. Dicevo, ma io non ho nessun desiderio. Dove il vescovo mi manderà andrò, ma pensavo alle parrocchie. Mi ha mandato subito a fare il vicerettore del seminario regionale. Io ho avuto delle sorprese continuate nella mia storia vocazionale. E l'ultima è questa: vescovo di Terni. Narni Amelie. Mai dimenticato. Vescovo di Terni, Narni Amelie. Quindi ecco, sono veramente nelle mani di Dio con una certamente trepidazione, ma una grande fiducia. Però nelle mani di Dio non si vedono le mani di Dio passano attraverso le mani delle persone, sono nelle vostre mani. Ecco, accoglietemi con amore, beh, lo vedo che mi accogliete, ma anche con pazienza, perché non tutto si può capire, né tutto si può comprendere all'inizio. Il metodo che mi è stato comunicato arrivando in Caritas Italiana, dal primo maestro che ho avuto, che è Don Salvatore, dice così: ascoltare, osservare, discernere. L'ultima parola, questo termine discernimento, non è semplicemente capire quello che bisogna fare, ma è veramente capire all'interno qual è di ogni persona il volere di Dio, ma non lo puoi comprendere da solo, bisogna assolutamente mettersi in relazione con l'altra. Che poco fa abbiamo fatto un po' di discernimento, l'ho fatto io un po' di discernimento dopo che qualcuno mi ha suggerito, per esempio, rispetto agli esercizi, cos'era meglio fare. Ecco, questo è un metodo che mi è stato comunicato e che porterò avanti. Poi tutto il resto è ancora tutto da costruire in me, naturalmente, in me, per quanto riguarda la comprensione e per quanto riguarda la conoscenza di questa sposa che mi viene affidata. Questa è la cosa più bella che io possa aver ricevuto da Dio con la vostra Chiesa. Ecco, la cosa più bella. Sento di amarvi dal primo momento in cui ho detto di sì. E con questo ho finito. Vorrei che ci fosse tanta confidenza.
maestra con noi. L'ho già detto quando sono venuti a trovarmi, io amo molto il rapporto diretto. Senza questo non saprei vivere, verrei io a cercarvi, mi raccomando.